Valsoia nasce circa 30 anni fa come società che si inserisce nell'ambito di un mondo salutistico con dei prodotti alternativi vegetali ai prodotti tradizionali, inizialmente base soia, per dare una risposta a quelle che erano le esigenze di un target molto definito di vegani, vegetariani, oggi anche flexitariani, che dovevano trovare sullo scaffale dei prodotti per alimentarsi. Nel tempo ha guadagnato la leadership di mercato in tutti i segmenti dove opera. Di fatto ha una caratteristica molto particolare rispetto anche ad aziende concorrenti, perché copre dalla prima colazione alla cena attraverso tutti i momenti di consumo dei consumatori e delle famiglie. Abbiamo nel nostro DNA la piacevole condanna all'innovazione, perché necessariamente il segmento della salute, e segnatamente il nostro, è un mercato estremamente dinamico, e proprio perché è nuovo, tra virgolette, necessita proprio di trovare delle soluzioni, delle proposte che ogni anno cerchiamo di portare al mercato. Ci siamo comunque anche molto allargati negli ultimi 8-9-10 anni, approcciando anche al tradizionale, al mercato food tradizionale, con le acquisizioni di alcune brand in Italia importanti come Dietetic, come la piadina Loriana, la seconda marca nel mondo della piadina, e le originali marmellate confetture Santa Rosa. Abbiamo acquistato anche due società all'estero, una in Slovenia e una in Svezia, che sono un po' i capostipiti di alcuni nostri sviluppi internazionali che in questi ultimi 8-9 anni sono stati molto importanti, unitamente al fatto di avere sviluppato appunto anche il lavoro attraverso la presenza all'estero, che praticamente era zero quasi 8-9-10 anni fa, vedendo proprio la potenzialità dei nostri prodotti, in particolare quelli salutistici, nel mondo internazionale. Beh, allora, questa è la fotografia di Valsoia. La fotografia è un movimento, perché è nata 8-10 anni fa, anzi c'è da molto più tempo, però diciamo così che anche il boom forse dell'attenzione a questo tipo di cibo è arrivato nell'ultima decade. Questa è la situazione attuale. Cosa ci dice la semestrale che avete chiuso e cosa c'è da aspettarsi da quello che manca nel 2023? Beh, questi ultimi due anni sono stati caratterizzati da un fenomeno molto trasversale di crescita dei costi, al quale fenomeno abbiamo dovuto fare fronte con la manovra sui listini, che necessariamente è un tema che leggiamo quotidianamente tutti i giorni sui giornali, ha portato l'attenzione sulla variabile dell'inflazione, che a sua volta naturalmente si ritorce sui consumi. Da un lato il nostro mondo, essendo caratterizzato da l'essere un mercato di nicchia, e quindi con un target anche particolarmente evoluto e disponibile alla spesa, un po' su tutti i nostri prodotti, compresi quelli della linea della divisione food, soffre meno in termini di elasticità della domanda al prezzo. Quindi al crescere dei prezzi al pubblico, devo dire che al momento, nel primo semestre, non abbiamo avuto dei riscontri negativi sui volumi. Siamo in una situazione di volumi sostanzialmente stabile, se non che talvolta addirittura crescente rispetto all'anno precedente, pur a fronte del fatto che abbiamo dovuto muovere i listini e prezzi al pubblico in maniera sensibile per la copertura. Cioè, c'è una fedeltà da parte del vostro cliente, del consumatore, di questa area di consumo? Sì, è una fedeltà alla marca da un lato e al prodotto in quanto tale dall'altro, perché in particolare per il mondo della salute siamo una alternativa obbligatoria talvolta, proprio perché diversamente il target non troverebbe di che cosa alimentarsi sullo scaffale tradizionale, per un fatto fisico proprio di intolleranza di energia. Dall'altro però marche forti anche dalla parte della divisione food effettivamente costituiscono una garanzia di protezione della performance anche in termini di volume. La semestrale ci racconta questo, ci racconta prima riga in crescita in doppia cifra, costi crescenti ma sotto controllo, e pertanto una situazione che verso il secondo semestre, se tutto andrà nella direzione auspicabile,
Speriamo di poter mantenere questo tipo di andamento e quindi avere una chiusura che senza dubbio intravedere delle crescite anche importanti come abbiamo avuto negli anni passati, però sia in un contesto molto difficile ed incerto, comunque capace di garantire la solidità di sempre di un conto economico solido. Cioè tenete bene le posizioni in un contesto complicato? Beh guardi, teniamo bene le posizioni dal punto di vista degli economics. Devo dire che cresciamo viceversa dal punto di vista delle quote di mercato e in certi segmenti, in particolare della proprio penetrazione dei nostri consumi nei nostri target group. Per cui l'azienda è molto sana dal punto di vista delle marche, dei prodotti, della propria equity. Continuiamo ad investire in comunicazione come abbiamo sempre fatto nel tempo, a dispetto anche dei costi crescenti. Non abbiamo mai tolto il piede dall'acceleratore degli investimenti in consumer marketing, proprio perché sappiamo che quello è il driver di un conto economico sano, a dispetto di quello che può essere un temporaneo accrescersi dei costi, che poi si sa che nel tempo in qualche modo troveranno l'equilibrio. Questo è la situazione 2023, con la prima parte ci ha raccontato, ci ha indicato anche cosa sta succedendo autunno, cioè cosa c'è da aspettarsi dall'inverno. Guardando un po' più in avanti, cioè opportunità, strategie, sfide, cosa c'è da aspettarsi dal 2024? Progetti industriali, progetti commerciali, progetti di marketing, nel vostro caso molto importanti, o progetti finanziari, quindi M&A? Beh, noi abbiamo un po' un mix di tutte le cose che lei ha detto, in effetti, perché siamo un'azienda di marca rivolta alla crescita, e la crescita la ricerchiamo e generalmente la otteniamo sia per innovazione di prodotti, in particolare nell'ambito della salute, quindi il tema del cosa innovare, quali segmenti coprire, quale evoluzione dei nostri prodotti è quasi all'ordine del giorno e lo sarà anche per il 24. Il tema della internazionalizzazione è un tema molto caldo per noi. Siamo partiti di fatto 8 anni fa più o meno da zero, oggi facciamo una cifra che se vuole in termini di valore assoluto è ancora esigua, perché supereremo i 10 milioni di euro venduti all'estero quest'anno, ma se letti nella loro essenza rispetto a ciò che vendiamo all'estero, che non è tutto il portafoglio dei nostri prodotti ma sono i gelati e l'alternativa alla crema cioccolato principalmente, sui rispettivi fatturati di queste due linee siamo oltre il 35% del venduto dei medesimi all'estero. E vediamo che effettivamente la marca, le marche e i consumi attecchiscono, a tal punto che in molti paesi abbiamo deciso di avere una presenza che passi dall'essere importati all'essere distribuiti da noi stessi, con una presenza in loco di resident. Cambia completamente l'esercizio, perché c'è una velocizzazione nella distribuzione e poi nelle modalità che portano al consumo molto rilevante. Abbiamo un progetto industriale che è già partito da un anno a questa parte, che vede il raddoppio dello stabilimento laddove noi produciamo, tra Milano e Torino, così come abbiamo raddoppiato anche il nostro headquarter a Bologna, segno della crescita sia delle marche esistenti, sia delle marche acquisite, sia anche delle marche distribuite. Noi siamo anche distributori di alcune marche molto importanti, non siamo distributori, ma in questo caso sono partnership di sinergie molto rilevanti con l'americana General Mills, di cui distribuiamo Häagen-Dazs, piuttosto che la marca Vallée, leader nelle margarine in Italia, piuttosto che Weetabix e Oreo Cereal, che sono marche estremamente note. Benissimo, siamo stati con Andrea Panzani, che è l'amministratore delegato di Valsoia. Grazie mille. Grazie a lei.